Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in quella città che inizia con la D, la famosa D di Domodossola. E perché sono qua? Perché oggi in questo video vi parlo di preparazione sci e vi parlo con un mio carissimo amico che è uno ski man della nazionale e quindi vi farà vedere tutti i dettagli di come si prepara uno sci di Coppa del Mondo. Venite con me che lo andiamo a scoprire. Eccoci all'interno dello ski room e sono con il mio carissimo amico Marta Irwin. Si presenta, prego. Buongiorno, sono Irwin Marta, ski man della nazionale italiana, delle discipline veloci e grazie ad Alex oggi ho la possibilità di preparargli uno sci e dargli una mano a fare questo video di illustrazione della preparazione degli sci, oltre che a mettere a posto un suo sci. Io sono onorato di avere uno ski man della nazionale che mette le mani ad un mio sci. Glielo affido a lui e vediamo ogni passaggio. Prego. Grazie. Scusate, ma io lo chiamo Marvello perché Anni è il suo soprannome. Adesso Marvello ci fa vedere il primo passaggio quando uno sci arriva dalla fabbrica a uno ski man. Bene, allora controlliamo inizialmente mettendo su degli elastici. Controlliamo, visto che è uno sci nuovo arrivato dalla fabbrica, controlliamo che non ci siano, diciamo, dei problemi magari di centina o che può essere magari leggermente storto, cosa che però può Scusate, capitare. Una domanda, cos'è la centina? La centina praticamente è il ponte, l'arco che fa lo sci, vado a vedere, e che sia regolare da dove tocca in punta in coda alla larghezza al centro. Qui stringendolo possiamo andare a notare se ci sono magari delle piccole imperfezioni che possono andare un pochettino a incidere sulla performance poi dello sci. È più che altro un controllo che bisogna fare inizialmente per vedere che lo sci sia a posto. Dopodiché procediamo con il primo sci, fare un controllo un attimino la lamina, soletta, se c'è sotto magari della vecchia sciolina oppure della sciolina che viene messa per, diciamo, il trasporto dello sci. D'accordo, andiamo ad asportare magari con la spatola, col raschietto, l'eccesso magari di sciolina che è rimasta. Sempre bene importante avere una luce che ti permette di vedere tutto quello che può essere lo sporco, la sciolina rimasta sullo sci, per poi essere pulito al meglio prima della sciolinatura. Dopodiché si controlla, visto che è stato sicuramente fermo in azienda un po' di tempo, se ci sono dei punti della lamina arrugginiti, per poi andarli a passare elevati con la gomma, che è un attrezzino leggermente abrasivo che va a togliere i punti di ossidazione della lamina. Andiamo a procedere con una leggera spazzolatura, una spazzola in bronzo che serve appunto per andare un po' a pulire solamente quello che è la parte di sciolina in eccesso, per poi procedere, visto che lo sci è nuovo, ad un controllo del tuning in punta in coda. Tendenzialmente gli sci, quando sono nuovi, hanno già un tuning sarebbe un abbassamento della lamina rispetto al piano della soletta. Ecco, nello sci viene fatto il tuning. Sì. Perché viene fatto il tuning allo sci? Cioè, qual è il vantaggio che ha lo sciatore avere un tuning e quanti gradi deve avere possiamo parlare dell'alto livello? Uno sci da gara quanti gradi ha di tuning, a un amatore quale sarebbe consigliato il tuning per un amatore, appunto. Ok, il tuning comunque serve per non far sì che lo sci diventi molto aggressivo e faccia agganciare in maniera strana durante la sciata, o soprattutto quando lo sci è piatto, quando si magari percorre un pezzo a sci piatto dritto,
lo sci rimane comunque stabile, non va a prendere in maniera violenta la lamina. Quindi se si ha per un discorso di sicurezza di base, che è la prima cosa comunque, beh, che teniamo conto, certo. E poi qual è il tuning giusto per uno sciatore? Non ci sono dei tuning giusti, logicamente ci vuole del tuning, tanto poco che sia, quindi si parte da uno 0,3 che è proprio bassissimo. Sì, lo sci è quasi piatto. È quasi piatto praticamente, però comunque rimane più basso del piano soletta, fino a arrivare a dei tuning, non so, si arriva anche fino a 1,5. Tendenzialmente per le discipline veloci si prediligono dei tuning un pochettino più alti, quindi più verso l'1, sopra l'1, in base anche le aziende, le varie ditte costruttrici di sci adottano dei tuning differenti una dall'altra. Sul gigante lo slalom tendenzialmente gli sci sono leggermente più piatti, un 0,3, esatto. 0,5. La differenza è che lo sci da velocità deve essere più scorrevole, invece uno sci da gigante speciale deve essere un po' più aggressivo, un po' più diretto. Reattivo, sì. Cioè che alla minima inclinazione comunque lo sci reagisca, la lamina morda e comunque dia del feeling subito di avere una sicurezza sulla lamina dello sciatore comunque che sta affrontando la sua gara. Bene, adesso il tuning è a posto di questo sci. Il tuning è a posto anche perché si può vedere che c'è già un tuning fatto, come dicevo prima, dalla casa, perché tutti gli sci, sia ad alto livello sia a un livello turistico, insomma per tutti i giorni, hanno degli abbassamenti, sì, comunque, esatto, di base. Qui stiamo parlando non di uno sci da gara, ma del race carver commerciale di Dynastar, quindi un classico sci che potete trovare in qualsiasi negozio. Siamo appunto con il controllo, che viene effettuato tramite delle guide, che sono appunto questi strumenti dove viene appoggiata la lima, e si va ad asportare fino ad arrivare vicino alla soletta. Una volta che va ad appoggiare fino alla soletta, quindi va a bradare vicino alla soletta, vuol dire che si è raggiunto l'abbassamento voluto per avere il tuning. Ok, adesso possiamo ritornare sul discorso della pulizia dello sci, perché poi successivamente verrà, una volta pulito, lasciato un attimino asciugare, verrà sciolinato per proteggere la soletta dal lavoro, diciamo, manuale di sgrezzatura. Quindi procediamo, dopo aver pulito di massima la soletta, come abbiamo fatto vedere prima, con raschietto e spazzola, andiamo a pulire la soletta con solvente. Si può trovare sia spray sia normale in un contenitore per mettere poi sulla carta e passarlo manualmente. Verrà poi successivamente asciugato con più passaggi. Marvello, vuoi il panno carta? Come il cannavacciolo. Il panno carta. No, basta la carta igienica e va più che bene. Ma si ripete per un paio di volte, perché comunque il residuo di sciolina viene smosso poi dalla spazzola in bronzo. Tendenzialmente, dopo aver fatto questo processo di pulizia con solvente, gli sci hanno lasciati una decina di minuti, più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, fermi ad asciugare completamente prima di poterli sciolinare, perché questo solvente va lasciato evaporare e è asciugato completamente. Okay. Ora procediamo con la sciolinatura, che lo sci, per essere poi lavorato da nuovo, ha bisogno di una protezione, visto che ci sono dei procedimenti appunto per liberare la lamina per poi essere lavorata.
La sciolina crea uno strato di protezione appunto a strumenti e trucioli che si creano dall'asportazione del fianco. Vari passaggi col ferro servono per scaldare la sciolina, stenderla e poi con l'ultimo fatta assorbire una leggera parte, perché logicamente tutta la sciolina che noi andiamo a mettere col ferro non verrà assorbita tutta, verrà uno strato anche di avanzo che è quello di protezione. Ok, questo passaggio avete visto che abbiamo utilizzato una sciolina. Chiediamo a Marvello quanti tipi di scioline e che scioline consiglia. Ma tendenzialmente ci sono tre tipi di sciolina: la calda, l'intermedia e la fredda. Vengono divise generalmente dalle varie marche in tre colori: giallo per quella calda, rosso per quella intermedia e blu per quella fredda. Queste scioline, appunto, per essere considerate calde, intermedie o fredde, hanno degli indurenti. Logicamente meno ne hanno, più sono morbide, e man mano che questi indurenti vengono introdotti nelle scioline andranno ad essere utilizzate sul freddo. Le scioline, c'è stato adesso a breve delle nuove disposizioni di legge che non potranno più essere usate scioline fluorate. Ancora per quest'anno, in alto livello, verranno utilizzate delle scioline fluorate con un'altra tipologia di fluoro, mentre poi dall'anno prossimo non saranno più utilizzate delle scioline contenenti nessun tipo di fluoro, e quindi ci saranno dei nuovi studi con dei nuovi prodotti ecosostenibili e conformi alle nuove disposizioni di legge. Bene, invece questo per tutto quello che riguarda l'alto livello. Invece, parlando di amatori, una sciolina che va bene come colore è la rossa, che va bene un po', e quella un po' intermedia che va bene sia per il freddo che per il caldo. Sì, uno sci per una buona, per un buon mantenimento comunque ha bisogno di una sciolina che non deve per forza essere specifica per la neve di quella località, che può essere più o meno freddo il periodo. Per essere ingrassato e lavorato bene e scorrevole va benissimo una sciolina intermedia. L'importante è che lo sci sia sempre ingrassato e venga sciolinato spesso, perché ci spieghi che avendo una soletta secca lo sci scivola meno e si rovina, si deteriora. Sì, si deteriora nel senso non ha magari la stessa capacità di scorrere nella neve. Ecco, invece per quanto riguarda diciamo il ricovero, a fine stagione io non utilizzo più lo sci, qual è il trattamento migliore che dobbiamo fare al nostro sci? Ma tendenzialmente si può benissimo mettere via sciolinato lo sci, quindi rifare il procedimento, quello che abbiamo fatto adesso, quindi una pulizia generale dello sci con spazzola, assolvente, spazzola e poi un'asciugatura, e poi metterlo via sciolinato. Quello lì è il miglior modo per ritirare lo sci anche per un lungo periodo, come tutte le estate, tutto l'autunno, per poi riusarlo d'inverno. Ecco, quando lo andiamo a riutilizzare andremo a togliere la sciolina e mi dicevi prima che dovremmo rifare le lamine, perché durante l'estate si sono ossidate leggermente. Sì, è possibile. Sì, logicamente dipende dalla cantina, garage dove andrete a riporre gli sci. Avranno appunto delle umidità, oppure il caldo e il freddo crea comunque una condensa che le lamine, anche se sono a posto a fine stagione, rimarranno un pochettino ossidate, quindi è sempre meglio inizio stagione poi andare ad asportare la sciolina che c'era di mantenimento per mettere via gli sci e poi rifare le lamine in modo tale che si va a togliere questa ossidazione e a ricreare tutto quello che è il filo, il grip necessario poi per le prime uscite sugli sci. Perfetto, adesso il nostro fondo è a posto e vi faremo vedere come andremo a lavorare i fianchi del nostro sci. Bene, ora procediamo con l'asportazione del fenolo, quindi la parte di plastica di protezione della lamina e della struttura dello sci, e in base ai vari modelli si ha o meno il titanal, che è praticamente una laminella simile alla lamina di metallo che va sempre un attimino a irrigidire quella che è la struttura dello sci. Questi strumenti si chiamano toglifenolo e hanno una guida e un utensile rotondo o quadrato che appunto
per abrasione vanno a togliere la parte che ricopre la lamina. Dopodiché si procederà a una leggera pulizia con della carta vetro sul laterale, sul fianco laterale. Adesso Maravello, cos'è che andiamo a fare adesso proprio sci? Allora, adesso una volta andati ad asportare e lucidare il fianco, andiamo a dare le prime passate con la lima in modo tale che creiamo un angolo sicuro sullo sci e che poi successivamente passeremo la macchinetta. Ok, parlando di angoli, si parla tanto di angoli 88, 87 o 90. Ok. Allora, partiamo che dallo sci dalla casa madre, che esce con un angolo 88 grandi linee. Sì. È un angolo standard che fanno più o meno tutte le case. In Coppa del Mondo che angoli usano? Tendenzialmente va un po' per la maggiore l'angolo 87, poi logicamente gli angoli sono a piacimento un po' dell'atleta, quindi quello che sono le esigenze sia di neve sia di feeling dell'atleta variano dagli 86 agli 88, sia a lima che a macchinetta. Esatto, che differenza c'è tra un angolo 88 che può andare bene tutti gli amatori fino all'alto livello a un angolo 86? Che sensazioni si ha sullo sci? Ma sullo sci tendenzialmente è uno sci un pochettino più aggressivo, hai un grip maggiore con un grado 86 rispetto a un 88, quindi l'88 è meno, incide leggermente meno rispetto all'86. Logico, degli sciatori di alto livello queste differenze le sentono e anche in base al tipo della neve o come sono abituati insomma a sciare. Bene, su questo sci che angolo mi fai? Allora, per un turista come me? Per un turista esperto come te facciamo un 87, che va bene che è più o meno intermedio, e procediamo appunto con andare ad adeguare con la lima inizialmente tutto l'angolo per poi dopo passare la macchinetta, come abbiamo detto. Buon lavoro! Grazie! Ok, Marvello, adesso hai impostato la lamina con la squadretta e la lima. Ci fai capire quando, come sentire se c'è lamina o no sul nostro sci? Praticamente il grip dello sci viene trasmesso, quindi la sensazione che avete voi sciatori viene data dalla lamina, quindi da questo grip. Tendenzialmente per ascoltare, sentire se questo grip e questo feeling che verrà dato dallo sci in curva o durante una frenata così sia sicuro e sia efficace, si percepisce appunto un grip, una sorta di abrasione sulla pelle che più è costante, quindi molto simile in tutte le zone dello sci, e migliore sarà quello che è il grip della lamina e costante. Esatto, è fondamentale che sia il grip che sentite con la mano sia costante dalla punta alla coda. Se invece è magari ce n'è in coda e sotto il piede, che è la parte maggiormente dove viene consumata di più la lamina, dove tra virgolette sia si concentrano di più le forze, insomma anche il peso dello sciatore, come dice Marvello, quando non sentite più questo grip o questo mordente della lamina, è arrivata l'ora di portarlo da uno skiman e farlo fare. Mentre sta facendo tutti i passaggi sulla... Anticipi poco, sì, io guardo e imparo. A parte gli scherzi, vi volevo parlare e presentare un po' Marvello. Lui ha iniziato con me e ci siamo conosciuti al corso maestri ben 13 anni fa. Eravamo due giovincelli, due bambini,
diciamo. E da lì ancora. Sì, dove? Una volta. e da lì è nata una grande amicizia e abbiamo fatto il corso, tutto il corso da maestro assieme, con delle sessioni interessanti di studio molto intense nella Yakuti, te lo ricordi Marvello come si studiava? Si studiava benissimo, erano bei momenti, bellissimi momenti. E da lì è nata questa grande amicizia, abbiamo fatto il corso maestri tutto assieme, ben 90 giorni tête à tête, poi abbiamo fatto il corso allenatore secondo livello e infine il terzo livello. Poi le nostre strade tra virgolette si sono un po' divise, io sono andato un po' verso l'imprenditoria aprendo uno shikoyabu e una scuola, lui invece si è specializzato nel come allenatore, prima ha avuto delle esperienze come allenatore in giro. Sì, ho lavorato nella mia zona per 3 anni, quindi nel Verbano Cusi Ossola con uno sci club, partendo dai piccolini, bebè e cuccioli, e poi per finire l'ultimo anno con allievi ragazzi. E dopo sono andato in Val d'Aosta, mi sono trasferito là per quasi 6 anni e ho lavorato anche lì con la categoria children, quindi con la categoria ragazzi allievi come allenatore, e per finire gli ultimi 2 anni con la categoria giovani. E poi è arrivata la chiamata, quella importante che ogni allenatore aspetta, che è quella della nazionale. Sì. È iniziato tutto il percorso con la squadra. Sì, era comunque un po' un sogno nel cassetto che avevo, e grazie a Dio è arrivata questa chiamata. Ben volentieri ho subito accettato e adesso sono appunto 4 anni che lavoro con la squadra nazionale, prima con la squadra B maschi e dopo con la squadra A2 di discesa. E qual è l'emozione che ti porti dentro di questo percorso? Oddio, hai tanto lavoro magari per pochi attimi di gloria, o comunque sono molto concentrati, quindi quando ti trovi magari in partenza una gara o la vedi dai maxi schermi, comunque su in partenza la segui, logico, tutto quello che sono il lavoro, le giornate dedicate, gli atleti che si sono impegnati, le varie difficoltà che hanno passato e tutto, le vivi tutte poi in un momento di un minuto, sia per loro ma anche tu che sei dall'altra parte, che hai lavorato e hai accompagnato anche loro fino a quel momento della gara, le vivi anche tu in prima persona. E sono delle sensazioni un po' impagabili e difficili anche da descrivere, logico. E qual è la cosa più difficile? Cioè, l'atleta ha i suoi compiti e tu da ski man, cos'è che ti mette più in difficoltà? La scelta sciolina, la preparazione della lamina? Come discorso di difficoltà, logico, ci deve essere un'intesa tra quello che è lo ski man, quindi chi va a preparare gli sci, e l'atleta, perché prima di tutto gli atleti scendono con gli sci che tu gli prepari secondo i loro feedback, secondo quelle che sono le loro esigenze o quello che vorrebbero sentire durante la discesa, per quel tipo di particolare di discesa, di neve, di pendenza, vai appunto a preparare il materiale nel miglior modo che puoi secondo le loro necessità e quelli che sono appunto le loro certezze, quindi il rapporto di fiducia che si deve creare nel tempo, non bastano pochi giorni perché è un rapporto di fiducia, e quindi e conoscere l'atleta appunto magari per anticipare certe sue esigenze. Va bene sciare, va bene tutto, ma c'è dietro un mondo fatto di passione, di sacrificio per arrivare a quel piccolo risultato che delle volte non arriva neanche per tutta la vita. Quindi è bello avere un amico come lui che è appassionato come me di questo mondo e ci mette il cuore e l'anima in quello che fa. Continuiamo con la preparazione dello sci. Ok, ora procediamo ad asportare la sciolina che ci è servita come sia come ingrasso dello sci, della soletta, e anche come protezione. Andiamo ad asportarla con una spatola in plexiglass. Vedete che, come dicevamo prima, uno strato che non è stato assorbito ma che è di protezione viene asportato per tutta la lunghezza dello sci, è servita appunto per tenerlo protetto dai cruccioli che, come avete visto prima, vengono creati dal toglifenolo e dalla lima fresa. We'll be right back.
spiegavi prima che hai passato la lima per rendere la lamina tutto uguale, giusto? Sì, tendenzialmente quando lo sci comunque nuovo hanno degli angoli di base, quindi hanno comunque un angolo più chiuso del 90 gradi, quindi si ha già un grip, però per una miglior sicurezza e omogeneità del filo lo si sgrezza comunque a mano con la lima, per poi successivamente avere questa linearità e precisione dell'angolo, per poi passare la macchinetta. Ok, cos'è che hai in mano? Ecco, questa qui è la macchinetta, praticamente un utensile con una tazza diamantata oppure anche più grezza, che permette di avere un'angolazione di lavoro appunto di questa tazza, che girando asporta e taglia materiale della lamina per creare un angolo preciso e duraturo del filo. Ok, mi dicevi prima che questo macchinario, che si chiama Trione, in questo caso la Trione, ma Trione, sono altri, ci sono altri tipi di macchinette, esatto, altre marche e tutto, e che lo utilizzi soprattutto in slalom e in gigante, invece sì, per la discesa libera utilizzi di più la lima. Che differenza c'è a livello di sensazioni, quello che ti raccontano i tuoi atleti, tra il Trione e la lima? Tendenzialmente si ha è molto personale, come il discorso del tuning, anche il discorso della filatura della lamina, se fatta manualmente con lima e squadretta oppure con macchinetta elettrica, è un discorso personale degli atleti. Tendenzialmente in linea di massima sulle discipline tecniche, quindi gigante slalom, l'impiego delle macchinette, quindi di questi strumenti, è un po' più diffuso rispetto alla velocità. Velocità tendenzialmente si usa larga scala la lima, mentre gigante slalom per lo più tendenzialmente la macchinetta, per un discorso di duratura del filo e come tendenzialmente che sentono un po' il grip che può venire a crearsi. Quindi la macchinetta crea più grip confronto la lima. Quello che è sicuro, la macchinetta, la durata del filo nel tempo, quindi durante la discesa o nel caso magari di turisti, di numero di giorni in cui lo sci è ordinato e c'è filo e grip sotto il piede. Ok, prego. Dopo aver passato la macchinetta, siamo arrivati all'ultimo passaggio, la rifinitura. Passerà sempre il diamante e il nostro amico Barbello ci spiegherà che cos'è il diamante e a cosa serve. Bene, i diamanti sono degli utensili, degli abrasivi di diverse grane che sono montati su delle placchettine o in plastica o in acciaio e servono appunto per andare ad asportare quella leggera bava, quel leggero gradino che viene a formarsi una volta fatte le lamine con macchinetta o con lima. Questo gradino, che appunto è da togliere, viene a crearsi sul vertice della lamina, praticamente viene a sporgere la parte di lavorazione della lamina verso l'esterno. Si parla di micron, quindi di parte molto sottili che però lo sciatore avverte con un senso, diciamo, un po' di aggancio strano, che potrebbe essere simile a quella sensazione di quando uno sci è piatto senza il tuning. Andiamo a levarla tramite appunto questi diamanti, che sono di diverse grane, sia dal 1000, che è una grana più fine. Funziona come per le carte vetro: più è alto il numero, più è fine l'abrasivo che c'è montato sui diamanti. Si va dal 1000 al 600, 400, che è un pochettino più grezzo, e questi vengono usati o per la rifinitura oppure per la pulizia. Cosa vuol dire la pulizia? Ad esempio della lamina magari sul piatto, quindi dalla parte dove c'è la soletta, quando magari la lamina è stata magari danneggiata leggermente da un sasso o da delle pietre, e quindi si andrà leggermente con un diamante più grosso, quindi grana maggiore, ad asportare quella scabrosità che viene a crearsi con quando lo sci passa su un sasso, insomma. In questo caso lo sci comunque è nuovo, quindi non ha difetti, andiamo solamente a lucidare e a togliere quel leggero scalino che viene a crearsi appunto lungo tutta la linea dello sci dopo la lavorazione.
Cosa importante, logico, la manualità, perché sul piatto bisogna andare a lavorare in maniera molto leggera e con quell'inclinazione, e quell'inclinazione praticamente che è data dal tuning. Quindi sempre meglio fare una passata in più che una in meno, perché si lavora leggeri con le pressioni della mano. Viene effettuata sia sul piatto sia sul laterale, che la lucidatura su ambo le parti risulti efficace. I diamanti possono essere sempre usati o a mano libera, in base la capacità o l'abitudine comunque dello ski man, oppure tramite una squadretta, che è quella che rispecchia lo stesso angolo con cui abbiamo lavorato la lamina precedentemente alla macchinetta. Può essere applicato sopra e con una leggera pressione, appunto, passato. Siamo arrivati al termine di questo video, ringraziamo Marvello per la sua disponibilità e, come avete visto, vi abbiamo fatto vedere tutti i passaggi dallo sci nuovo uscito dalla fabbrica allo sci rifinito da uno skiman di Coppa del Mondo. Quello che vi consigliamo è di affidarvi a degli skiman professionisti, perché come Marvello ce ne sono pochi e sono unici e rari, quindi è un onore avere il mio sci preparato da questa bellissima persona e lo ringrazio con tutto il cuore, ma questo lo sappiamo perché c'è un'amicizia che ci lega da anni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video o se avete qualche domanda, che o io o Marvello vi rispondiamo. Da Domodossola è tutto, ci vediamo al prossimo video e noi vi salutiamo. Ciao! Ciao!